Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra, Feltrinelli, i narratori, eravamo rimasti. Ma Sharmano era pronto a giurare che mia madre non fosse questo tipo di persona. E lui l'aveva conosciuta bene quando era nato suo figlio e quando tornava a casa dopo aver assistito a un parto. A incontrarla in quel tale momento in cui la stanchezza ancora non l'aveva colto e rimaneva in lei l'animazione dell'impresa appena compiuta. Si aveva l'idea di aver conosciuto un allegro serafino, una forza della natura gaia e benevola, che gioiva della vita appena apparsa sulla terra e ne raccontava le meraviglie. È nata una creatura bellissima e perfetta, diceva con gli occhi di cielo assolato. Per lei era a tal punto meraviglioso ogni nuova nascita che veniva a salutare la terra, che aveva a tenere parole per ciascuna di esse. E di una piccolezza commovente, diceva se il neonato era sottopeso e i parenti lo rimiravano delusi. È un chicchetto di caffè, esclamava se quello era nero come un tizzone. È una fragola di primavera. Se era rosso e congesto per lo sforzo di nascere, infine quando ai suoi occhi il nuovo nato appariva bellissimo e senza imperfezioni, tutta ridente lo rimirava dicendo: «Stella del cielo, luce della mamma». Una donna così Sharmano ne era sicuro, come della sua stessa vita, non poteva aver pensato niente di scellerato di volgare. Una donna così amava per tutta la vita. «Lo conoscete il mio cappotto di orsetto?» Gli disse Anita, richiamandolo dai suoi pensieri. Me l'ha cucito vostra moglie con le sue mani prodigiose. Era la prima volta che lo mettevo. Camminavo in fretta perché avevo freddo e volevo tornare a casa. Quando Tripoli mi chiamò. Lo sapete anche voi com'è cortese. Quando vuole, non è vero? Domandò febbrile, cercando la conferma negli occhi di Sharmano. Francesco stava con lui, era appoggiato contro il muro, magro come un chiodo e gli occhi grandi che mi guardavano diritto in viso. Signori, mi disse a Tripoli, voglio presentarmi a mia figlia che sta facendo la guerra. Gli ho teso la mano senza neanche togliermi il guanto, tanto gli si gelava. Con un gesto rapido dalla testa, Anita si voltò verso Sharmano. Nel chiarore del camino i suoi occhi brillarono nel viso pallido. E gli desiderò accarezzare la testa pesante di riccioli, ma si trattenne per il pudore di quel gesto inconsueto. 2 giorni dopo l'ho trovato sotto casa che mi aspettava, continuò stancamente Anita, torcendosi le mani pallide appoggiate sul grembo. Aveva addosso il capottone militare che gli copriva tutto il corpo fin sopra i piedi. Diceva di sentire freddo. Nella penombra della stanza Anita si era abbandonata sulla poltrona. Aveva smesso di torturarsi le mani, che adesso teneva aperte sulla pancia, con le punte delle dita distese a volerla proteggere. Saremmo a casa quel giorno e per tutti gli altri che è durata la licenza. A casa non c'è stato mai nessuno. Proruppe all'improvviso, alzando la voce dopo un breve silenzio. Ti tenne sempre a scuola, e Don Vittorio che se n'era andato con tutta la famiglia. Sempre sola, si sforzava di parlare senza piangere, mentre la voce si rompeva. A lui più sola di me. Sua hermana sospirò giustamente.